Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Sono Sara e oggi vi insegnerò come installare il modulo GSM nel vostro Trimble TS5 in soli 2 minuti. Ma che cos'è un modulo GSM? Il modulo GSM ti permetterà di connetterti a internet tramite il tuo TS5 senza bisogno di un cellulare esterno e ti basterà solo il tuo controller, insomma un po' come un TS3. Vi ricordo che per effettuare questa operazione avete bisogno di un modulo GSM di cui troverete il link in descrizione, una SIM dati e i file per l'installazione del modulo. Direi di iniziare subito con il tutorial. La prima cosa da fare è inserire la vostra scheda SIM all'interno del modulo GSM, proprio così. Una volta preparato il modulo GSM, bisogna rimuovere la parte superiore del TS5 e si fa attraverso questa vitina. Una volta che inserirete del tutto il vostro modulo GSM, vi comparirà una notifica in cui vi dice che praticamente non vi sono connessioni che vi permettono di utilizzare questo modem. Voi dovrete cliccare su Work e vi rileverà in automatico il vostro modulo GSM. Cliccate su Next. Qui dovrete inserire il vostro numero di telefono e premiamo su Next. Potete benissimo uscire. Inserite la chiavetta con il file di installazione. Una volta inserita andiamo su Start, Programs, File Explorer. Andiamo qua in alto a sinistra su Hard Disk e bisogna installare il file chiamato netcfv2 e attendere che si completa l'installazione. Quando vi chiede di scegliere una location, voi dite gli device e poi procedete all'installazione. In questa schermata vi dice che bisogna riavviare il dispositivo per far sì che l'installazione abbia successo, ma voi ditegli pure di no e procedete con l'installazione del secondo pacchetto chiamato InfraPack Setup. Ancora una volta lasciate selezionato il device e premete su Install. Attendete pazientemente l'installazione e questo è il segnale che l'installazione è completata. In questo momento bisognerà riavviare il dispositivo. Una volta riavviato il dispositivo, andiamo su Start, Programs e troveremo l'InfraPack proprio qua. Scegliete la lingua . Bene, anche il video di oggi termina qui. Spero che vi sia stato utile e se avete qualsiasi dubbio non fate altro che scrivermi nei commenti oppure direttamente al nostro indirizzo email info@geoglobex.it. Ci vediamo al prossimo tutorial allora. Ciao!